A Pompei c'è un nuovo guardiano, si chiama Spot ed è uno dei cani robot creati da Boston Dynamics. Il suo compito è ispezionare il sito archeologico, registrando dati e controllando l'avanzamento dei lavori di restauro e recupero, migliorando così la sicurezza degli scavi e dei lavoratori. I dati acquisiti inoltre sono utili allo studio e alla progettazione di interventi futuri. Grazie alla sua particolare conformazione, il robot è in grado di muoversi sulle antiche strade accidentate di Pompei e di infilarsi in edifici piccoli e angusti. L'obiettivo del sito è usare soluzioni tecnologiche, non solo Spot, ma anche i droni, per migliorare il monitoraggio dell'area nel nome di una gestione più sostenibile e inclusiva. Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha registrato un utile record nel 2021 di 113,7 miliardi di yuan, quasi il 76% in più su base annua, anche se le entrate sono crollate di circa il 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a causa soprattutto delle sanzioni statunitensi. I dati sono stati forniti dalla direttrice finanziaria Meng Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei, apparsa per la prima volta in pubblico dal suo ritorno in Cina a settembre, dopo l'arresto e la custodia in Canada per 3 anni su richiesta degli Stati Uniti per un'accusa di spionaggio industriale e frode bancaria. Con Kirby e la Terra Perduta arriva la prima avventura in 3D del personaggio dei videogiochi Nintendo, un'uscita che celebra i 30 anni del protagonista Rosa. In occasione di questa uscita, Pao, storico street artist della scena milanese, ha scelto di omaggiare Kirby con una serie di opere che reinterpretano il contesto urbano in modo creativo. Cartelli e coni stradali si tingono di rosa, mangiati da Kirby proprio come avviene nel videogioco.